Si chiamava Agnieszka Gisa, era una mamma di 23 anni di età, perché parlo di lei passato, perché non c'è più. Mi dico infatti con il simpatico compagno dopo una notte brava e quindi ha deciso di uccidersi, di farsi fuori. Priva di vita è stata ritrovata vicino al figlio da diversi operai che erano andati in casa sua proprio per andare a riparare una porta rotta. La donna aveva fissato da tempo un appuntamento con la maladitta. La mattina successiva, la notte incriminata, due uomini quindi iniziarono a suonare, non ricevendo però alcuna risposta. Dopo diversi tentativi, hanno quindi chiamato i soccorsi che, una volta entrati in loco, hanno scoperto che c'era all'interno dell'abitazione stessa il corpo di questa fanciulla, Agnieszka, oramai privo di vita. Insomma, la ragazza si era impiccata a fianco al suo amato bambino. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per l'ascolto. Agnieszka, riposi in pace. Amen.